paese delle nostre armuzze. Manu Manuzza, allicchettati per la festa, tutta la famiglia si allo camposanto. Piccilidda era, e colo vestiteddo rivelluto e le scarpozze di vernice, mi sentia lo coro in festa. Trasia rincia lo paese di chiddi che stavano come un balsamate, non crescevano né addiventavano vecchi. Di semana in semana li conosceva quasi tutte. Li tagliava uno a uno un tale ritratto in capo alle sepolture. C'era un cristiano che aveva le mustazze alla reversa, invece di scendere, acchianavano fino alla ricchi. Mi faceva lasciare un'impressione. Poi c'era un picciriddo nico nico. Io tutte le volte tagliava la scritta in capo al marmo. Domenico si chiamava. Mamma mia, mi pare una piccirida, perché era vestuto con una vistuzza bianca. Ma io stava zitta, mentre mio padre spartiva ciuri a tutti chi di Caganuscia e chiamava mia madre per dirci. Puro chisto morio e aggiungia un ciure. Sa visita era longa, acchianammo e scendiamo scale. E io, la muccione, scappava. E a cominciava a satariare in capo alle sepolture in terra. Rututum, rututum, rututum. Paria un cavarduzzo. Era la mia maniera di toppoliare. Magari rispondiano. Erano mise in fila e mi divertì a satare di una all'altra, sempre attenta a tutte le facce che mi tagliavano le porte ritratti in porcellana. E quante ce ne già siano da rincia? Nella tomba della mia famiglia ne contavo almeno sette. E come ci stavano? Uno in capo a Navoto. Magari si facevano compagnia. Una voce mi chiamava con tono di rimprovero. E che aveva fatto di male? Satare in capo a marmo e cemento? Mio padre e mia madre, risentiti per il mio indecoroso comportamento, mi dicevano all'unisono che bisognava avere rispetto per i defunti. Mi metti una facciuzza dispiaciuta per evitare che le morti si scordassero di portarmi le lucide. Un'altra cosa che io non capia era perché tutti i cristiani che trasiano in Camposanto parlavano così piano ma non si capiva manco una parola. Forse si scantavano, si arrospicchiavano le morti. Tutti i kid vissuti di Nivoro erano kid che tenevano lo fazzoletto in mano e si mettevano per sera e per mattina davanti al ritratto dello morto e parlavano come se la fotografia li sentisse. Io era confusa e pensavo alla notte dello 2 di novembre. Come facevano sti morti? A scassare la cascia, a rompere lo marmo e bella picchettate, tra se le rincia le case con un regalo per le piccerite. Boh, c'avia essere cocche via segreta che sotto la terra li faceva nascere. Ma poi, ricia rinciare mia, se le morte ponno passiare e tra se le rinte case, perché tutto l'anno stanno da rinta, seppelluti e non nascono? Magari a Natale, e magari quando le parenti si sciappano le capigliette per la pena di non poterle più abbracciare. A così cominciava a dimannare a me madre e a me padre. E quando faceva tutte queste domande, me madre e me padre accominciavano con le riscosse ricessurde. Boh, doveva essere una questione talmente segreta che noi bambini non potevamo conoscere. Passarono anni e sta città di morte a mia mi piaceva sempre più picca. A uno si pigliaro la cittadinanza del Camposanto, tanti pezzi del lume core. E quando io capive che non c'è nulla lasciata sottoterra che fa nascere mia patria della sepoltura, mi sediavo a fare la visita vissuta di festa. Non voglio più trasere il tuo cancello onivoro, un io, vio la vita, casa ferma. Ma
Perché nudo a rispondere avanza agli ritratti. Mi arresto qua, chiudo gli occhi e vio rintra la mia casa l'armozze bedde che mi vossero bene. Mio me padre, lo mio zio beddo, le mie nanne, che si muovono rintra i miei pensieri. Accatto la marturana, chiena di colori, li te tu, li talalli, per fare luce la bocca dei miei figli. E mentre mangiamo assettate in tala tavola, conto le storie della mia famiglia, conto le morti, che mi dettero la vita e tramando ai miei figli le tradizioni che hanno attraversato la mia infanzia con la dolcezza e i colori della nostra terra.